Buona domenica e ben ritrovati al nostro e vostro Minuto di Vino. Grazie per l'affetto con cui ci seguite su queste piattaforme, ma anche sul nostro blog 45esimoparallelo.net, dedicato a vino, ristorazione, ospitalità e Made in Italy. E allora parliamo di una notizia lanciata da Wine News: Export 2023 degli spumanti italiani, meno quantità ma crescono i valori sul 2022. 502,8 milioni di litri per 2,2 miliardi di euro, più 3,5% in valore sul 2022, cala la quantità del meno 2%. È risultato all'export degli spumanti italiani nel 2023, che dunque se la cavano meglio in valore ma peggio in quantità sul totale del vino italiano, di cui le bollicine tricolore ormai valgono poco meno di un quarto in volume e poco più del 25% in valore sul totale delle spedizioni di vino italiano nel mondo. Un quadro che emerge da un approfondimento di Wine News su dati Istat, che tra le altre cose testimonia le maggiori difficoltà dei vini fermi, quantomeno in volume, rispetto a quanto accade per gli sparkling wine. Stati Uniti in calo, ma restano il primo mercato, crescono Regno Unito e Germania, ed è boom per le bollicine italiane in Francia. Un bel segnale che forse molti non si aspettavano. E allora, bene, buon lavoro all'Italia della grande spumantistica, metodo Martinotti e metodo classico. C'è ancora molto da fare, l'obiettivo è sempre uno: generare valore.